cambia siamo noi. Il progetto Valtiberina nasce da un'idea con alcuni amici, dalla necessità di fare qualcosa, dalla comprensione che non si potesse solo lamentarsi e lasciare a non si sa chi intervenire sul territorio. Con un primo gruppo di persone ai quali avevamo spiegato le idee nostre come fondatori, siamo tre ad aver fondato l'associazione, era quella innanzitutto di darsi un significato, perché nessuna rete può esistere se non all'interno di una dimensione di significato chiara, e noi abbiamo trovato nei concetti che della crescita qualitativa, cioè in una volontà di portare avanti uno sviluppo che sia economicamente valido ma anche ecologicamente sostenibile, socialmente equo. Questi tre livelli che sembrano normalmente uno opposto all'altro, secondo noi in realtà si autoalimentano. Ma per farlo però è necessario creare appunto una rete che in questo caso venga spinta direttamente dai cittadini, sia molto concreta, quindi orientata a progetti specifici. Da qui nasce il nome Progetto Valtiberina e quindi l'organizzazione dell'associazione stessa in tavoli di lavoro e di approfondimento. Ognuno di questi tavoli propone dei progetti, i responsabili devono a loro volta stendere un budget, il comitato li approva più o meno e poi si procede alla loro realizzazione. Il progetto Valtiberina nasce nel 2015, oggi contiamo circa 150 soci più o meno. Abbiamo iniziato a fare degli eventi, il primo, se non vado errato, fu proprio quello di fondazione con Stefano Zamagni, Economia Politica, e ci spiegò questo concetto fondamentale, anche per me che non lo conoscevo, di sussidiarietà circolare. E da questo primo evento abbiamo iniziato ad organizzare incontri, un altro fu con Frisio Capra e Mercalli su agricoltura e cambiamento climatico. Ogni evento era legato a delle azioni, nel caso specifico da agricoltura e cambiamento climatico è poi partita un'azione che ha raggiunto l'approvazione qui a Sansepolcro e in altri comuni l'anno scorso di un nuovo regolamento sui fitofarmaci. Nel percorso poi di questi due anni abbiamo trovato anche il rapporto con altre importanti associazioni fuori territorio. Siamo partiti per far promuovere la creazione di nuove imprese. In altri casi si è creato degli approcci, come ad esempio sul tema del sisma, cioè del rischio terremoti. Questa è una zona ad alto rischio di terremoti e grazie a uno dei nostri soci si è andati a realizzare un bando per la messa in sicurezza degli edifici per la prevenzione sismica. Di sisma si parla sempre ex post, la logica è stata forse vale la pena e si può fare anche con cifre relativamente piccole, non di avere una sicurezza assoluta ma di aumentare la sicurezza degli edifici privati. Noi abbiamo creato le condizioni unendo tutti i comuni, banche, garantendo finanziamenti agevolati con condizioni certe, e questa cosa ad esempio sta già diventando un benchmark di livello nazionale, ciò che dimostra che dal territorio, se c'è chi osserva queste realtà, forse l'incrocio delle diverse esperienze può portare a un sistema diverso. La cittadinanza ha reagito, a mio avviso, molto bene agli eventi, ai singoli progetti. Ha reagito bene anche alla realtà associativa, perché comunque il fatto di poter contare dopo due anni su 150 adesioni all'anno non sono poche. C'è bisogno di questo. E ti posso aggiungere che il progetto più nuovo che stiamo lanciando adesso riguarda la costituzione di una sezione Young di Progetto Valtiberina. Stiamo creando un primo nucleo, gli metteremo a disposizione dei locali e cercheremo di portarli dentro affinché siano loro i primi ad attivarsi. Per me l'Italia che cambia è mettere coraggio, impegno tutti i giorni e capire che
dobbiamo farlo. L'Italia che cambia è piuttosto l'Italia che deve cambiare. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.